Madame la ministre Bayol-Belkacem, ministro monsieur le recteur Belkacem, monsieur le président Boudry, signor rettore, signor presidente Boudry, ministre italien Paolo Gentiloni, cher professeur, signori ministri italiani Paolo Gentiloni, cari professori, cari studenti, signore e signore, dopo il massacro di Charlie Hebdo, siamo di nuovo colpiti dagli attacchi terroristici in questa città, a Parigi. Questa volta le vittime non erano delle celebrità, si trattava in gran parte di giovani uccisi in un teatro o in un bar, in luoghi simbolici della convivialità francese e europea. Per gli italiani Parigi non è una città straniera, è un luogo che fa parte della nostra cultura. Il Palazzo del Lussemburgo, voluto da Caterina de' Medici, si trova a qualche decina di metri da qui e poco oltre la casa dove ha a lungo vissuto Italo Calvino. 3 secoli e mezzo separano il secondo dalla prima e durante questi secoli artisti, scrittori, intellettuali italiani hanno lavorato e vissuto a Parigi. Mai, mai nessuno di essi si è sentito qui in terra straniera. Hanno avuto la sensazione di essere a casa propria, la stessa sensazione che da sempre artisti e scrittori francesi hanno avuto a Roma, a Firenze, a Venezia. Dopo il 13 novembre è stato detto giustamente che è un'arte di vivere che è stato aggredito, con le parole del motto della città di Parigi. Ebbene, quest'arte di vivere l'abbiamo costruito insieme. A volte si dice che c'è una rivalità. Lei ha parlato di generosa rivalità tra Francia e Italia. In proposito, litighiamo a volte sulla qualità dei vini, sulla gastronomia, sull'istruzione e anche calcio e moda. Ma la cosa che colpisce maggiormente sono gli scambi che nel corso dei secoli hanno caratterizzato le nostre culture. Uno storico francese che amava molto l'Italia, Fernando Baudel, lo ha ricordato. Insieme, secolo dopo secolo, abbiamo costruito insieme una civiltà che continua ad abbagliare il mondo, e questo, ed è insieme che dobbiamo difenderlo, soprattutto oggi. Ma non dobbiamo solo difenderlo. Jean-Paul Sartre diceva: non si difende la cultura, la si fa. Ed è appunto di questo che si tratta oggi, non di difendere la cultura, ma di farla insieme. Sono quindi felice di trovarmi qui in un luogo dove la cultura non si difende ma si produce. Rendo omaggio a questo luogo incredibile, che è un luogo europeo e non solo francese o parigino. È un luogo che appartiene al mondo interno e sono colpito e commosso di essere in uno dei luoghi maggiormente colpito dagli attacchi. Tra le vittime, come lei ha detto, signor Presidente, una giovane italiana che incarnava lo spirito della nostra generazione, della generazione Erasmus, Valeria Solesin, 28 anni, dottorato qui alla Sorbona, nata in Italia, cresciuta in Europa, uccisa con decine di compagni di strada da assassini che non potevano accettare questi progetti, queste anticipazioni di vita. Noi abbiamo sentito parole incredibili dalla sua famiglia, di rara bellezza, e possiamo nominare altri studenti. Uno studente francese, Guillaume, amava l'Italia, che considerava una seconda patria, aveva fatto il suo Erasmus a Parma e qui alla Sorbona era ricercatore di lingua italiana, lavorava preparando nel frattempo una dissertazione sul nostro teatro. Il suo sogno era di diventare insegnante prima di essere massacrato nel bar dove si trovava nel soggiorno di ferie. Qui, alla Sorbona, sentiamo ancora l'eco dei loro sogni. Io credo
che la reazione dei governi europei agli attentati di Parigi deve essere molto dura. L'Italia è tra i paesi che contribuiscono con maggiore efficacia alla coalizione, alle forze di coalizione in Afghanistan, in Siria, nei Balcani, ma oltre a queste azioni militari è chiaro che occorre una migliore cooperazione tra i servizi di polizia e di intelligence degli Stati membri. È una lezione molto dura questa che abbiamo potuto trarre dagli eventi del 13 novembre. Tutti i paesi europei dovranno mettere in comune le risorse necessarie per far fronte alla minaccia terroristica, anche se il prezzo da pagare è percepito da alcuni come un sacrificio della propria sovranità nazionale. Credo che il momento sia giunto di accettare questo sacrificio, ma l'uso della minaccia terroristico è amplificato dall'uso dei mezzi digitali che consente ai terroristi di organizzare gli attacchi. Fortunatamente le tecnologie digitali possono anche essere utilizzate per rintracciare i movimenti terroristici e le transazioni finanziarie di queste organizzazioni che preparano gli attacchi, i movimenti di esplosivi. Le tecnologie ci consentono, attraverso software e attraverso il riconoscimento facciale e con le riprese delle cineprese, di analizzare appunto i loro itinerari dei potenziali terroristi per intervenire prima che vengano compiuti gli attacchi. Noi dobbiamo fare di più in questo settore, c'è la possibilità e oggi la necessità di farlo. Dobbiamo condividere il contenuto delle nostre banche dati e dobbiamo far tutto il possibile per aumentare il livello di sicurezza. Ma non è sufficiente. La situazione in Medio Oriente è difficile. A parte la speranza delle primavere arabe, abbiamo vissuto la delusione di governi che hanno colpito duramente. Assad ha cercato una risposta militare alla richiesta di libertà. In Iraq, nel dopoguerra, non c'è stato un nuovo equilibrio tra le varie componenti della società. Altrove ci sono nuove situazioni di crisi che rendono sempre più difficili i processi di pace. In Libia un processo diplomatico è in atto, dobbiamo sostenerlo con i mezzi di cui dispongono l'Unione Europea e la comunità internazionale. L'instabilità per le nostre sulle nostre coste costituisce una fonte di instabilità. Dobbiamo quindi stringerci tutti insieme per lottare contro le forze presenti nel nostro continente. Ci sono dei rischi legati alla crisi economica e finanziaria, ci sono troppe ferite nel tessuto dell'Unione, ci sono degli strappi soprattutto tra le istituzioni e i cittadini. Infine, dobbiamo adoperarci per far fronte alla globalizzazione. 20 anni fa gli analisti politici dicevano che avevamo raggiunto la fine della storia. La Francia e l'Italia, antiche nazioni, sanno bene che la storia non finisce mai, che continua con diversi punti di riferimento. Penso che oggi il momento sia venuto di avere la possibilità di vincere un'altra sfida importante. Noi sappiamo quali sono i sentimenti, le preoccupazioni e i timori di questi giorni. L'Italia conosce questo senso di spaesamento e di insicurezza che gli attacchi terroristici possono proiettare sulle nostre società. Abbiamo contato le vittime del terrorismo politico negli anni 70 e 80 e quelle del terrorismo mafioso alcuni anni dopo. Abbiamo adottato misure eccezionali per reprimere le attività terroristiche. Siamo riusciti a tagliare i legami di affiliazione delle organizzazioni terroristiche, ma questo per me è un punto cruciale, ancora più della risposta del governo e la reazione della società italiana che ci ha consentito di contrapporci a questa minaccia.
Per vincere il terrore bisogna prima vincere la paura, e quindi sono le reazioni degli operai e degli studenti che ha creato il vuoto intorno ai terroristi negli anni 90. È stato il ruolo della società civile che ha soffocato la mafia. Si tratta di far capire a quelli che sono affascinati dall'ideologia terroristica che non c'è una solidarietà possibile in questo senso, ed è il motivo per cui tutte le comunità, in particolare quella dell'Unione Europea, deve condannare senza ambiguità gli attacchi. Questo è necessario e giusto, perché la lotta al terrorismo non ammette esitazioni. Si dice che la nostra vita non deve essere pervasa dal terrore, che dobbiamo portare avanti la nostra vita. La paura è un sentimento normale, ma non deve farci perdere la nostra umanità, è stato detto ultimamente, ma dobbiamo continuare a dirlo. Io ho deciso di dirlo dall'aula Orazzi e Curiazzi, è l'aula di Roma in cui 58 anni fa sei paesi, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, il Belgio, la Germania e l'Olanda, hanno firmato i trattati istitutivi dell'Europa. E ho deciso di andare in quella stessa sala per lanciare il messaggio che noi non accettiamo tutto ciò. E quindi come governo italiano abbiamo deciso di fare un investimento importante in materia di sicurezza, ma anche in materia di cultura e di istruzione. Per ogni euro aggiuntivo speso per la sicurezza dobbiamo investire un euro per la cultura. La risposta al terrorismo deve essere una risposta di sicurezza, certo, ma al contempo deve essere una risposta culturale ed educativa. Dobbiamo occuparci di sicurezza, ma non dobbiamo rinunciare alla nostra identità, come lei ha detto giustamente, signora Ministro. E quindi dobbiamo chiamare l'innovazione nella cultura, nell'educazione. Per ogni investimento nelle forze di polizia ci deve essere uno sforzo maggiore di integrazione. Per ogni caserna ristrutturata dobbiamo creare musei più accoglienti. Per ogni investimento nella sicurezza un euro deve essere dato allo sport, ai bambini, alle scuole. I soldi dedicati alla sicurezza diventeranno un investimento solo se noi sappiamo che stiamo difendendo la nostra identità, identità che è un'identità basata sul pluralismo e sul dialogo. Ed è questa che la risposta darà e deve dare l'Europa. Dobbiamo continuare a rivendicare il nostro diritto a vivere come cittadini europei, donne e uomini liberi, con la loro socialità e la loro fiducia nei valori democratici. All'LFI, avanti ragazze, come avete detto a proposito di Valeria, e penso che sia importante per le giovani che si trovano in questo continente, ma in tutto il mondo. Credo che sia giunto il momento per un nuovo protagonismo delle donne nella politica, nella società, e dobbiamo dare, come Francia e Italia, l'esempio di questo messaggio, che è un messaggio cruciale per il futuro dell'essere umano. Il 13 novembre i terroristi hanno colpito i valori dell'Occidente, volevano toglierci i nostri punti di riferimento, hanno ottenuto esattamente il contrario. Sono felice di essere qui perché questa università è tra le più antiche del mondo, con Bologna, Oxford e Cambridge. In quanto chiesa laica dei valori occidentali, è sopravvissuta dopo anni di conflitto, di guerre, di devastazioni. Questi muri sono sempre stati solidi, invulnerabili a qualsiasi minaccia oscurantistica, perché il dialogo tra le culture è il miglior antidoto contro la barbarie, e le università ci impongono di essere efficaci nella difesa della libertà e della pace. Sì, l'università è un avamposto per la difesa delle libertà e della pace.
sono anche le culle della nostra identità europea e quindi non bisogna aver paura di aprirsi alle idee degli altri che rispettano le regole di convivenza civile. Investire sull'identità europea significa oggi non solo seguire le regole burocratiche di Bruxelles, ma rafforzare il sistema immunitario della nostra società contro le minacce dell'integralismo. Lei, signora Ministra, ha parlato di umanesimo. L'umanesimo, abbiamo potuto vederlo, è concepito per far fronte alle incertezze, per evitare che la crisi e la violenza si trasformino in una regolamentazione politica e culturale, è soprattutto una forma di resistenza. E oggi questi valori sono quelli che dobbiamo recuperare se vogliamo nuovamente trasformare una minaccia terribile in un'occasione, in un'opportunità per una maggiore cultura, una maggiore creatività, una maggiore civiltà. L'umanesimo si è sviluppato in tempi di crisi, non in momenti floridi. L'umanesimo si è sviluppato in momenti di crisi, sì. Abbiamo questa immagine idilliaca degli umanisti che passeggiano tranquillamente nei giardini di Firenze, ma è un'immagine falsa. In realtà la prima volta che Petrarca e Boccaccio si sono incontrati a Firenze, la città era in preda alla prima crisi finanziaria dell'epoca e della peste. Quindi è interessante vedere che l'umanesimo è la risposta a queste situazioni di difficoltà. Ed è sempre in situazioni di crisi e di pericolo che gli umanisti hanno prodotto le riflessioni e i loro capolavori. Hanno costruito la nostra umanità, hanno cambiato il mondo. La cosa che colpisce maggiormente nei nostri nemici è che negano immaginazione, la fantasia e la bellezza. Le odiano. Le immagini su internet sono quelle di persone che insegnano ai bambini ad odiare la musica, a odiare la musica, a detestarla. Una delle scene più marcanti di Timbuktu, il film di un regista che lavora a Parigi, è quella in cui un gruppo di bambini gioca a calcio senza pallone, perché gli integralisti hanno vietato qualsiasi tipo di gioco, compreso il calcio. La musica, il teatro, il pallone, il calcio, ed è per questo motivo che qualsiasi risposta agli attacchi deve contenere diversi ingredienti. La sicurezza certamente, è chiaro, è ovvio, ma anche la cultura, l'educazione, l'istruzione. Non è possibile vincere solo con la sicurezza. Ed è per questo che ho annunciato questo investimento, 1 euro per la sicurezza e 1 euro per l'istruzione. Contro il terrorismo dobbiamo potenziare i dispositivi di sicurezza, ma dobbiamo ricordarci quali sono i valori occidentali, i valori del mondo intero, che sono i valori in cui noi faremo un investimento per il futuro. Ed è esattamente per questo motivo che prima di venire a Sorbona sono andata in un'università statale, quella di Bologna, poi sono stata a Humboldt, a Berlino, in Cile e altrove. Ho deciso di andare in Kenya perché sono stato colpito da ciò che è venuto a Gadissa. Molti studenti sono stati uccisi dall'integralismo e dal fanatismo. Ho incontrato centinaia di studenti che dicevano no alle tentazioni terroristiche, che avevano scelto la via della crescita nella cultura. In Cile gli studenti dicevano con la loro presenza mai più la dittatura. Oggi qui alla Sorbona dobbiamo dire che noi vogliamo resistere a qualsiasi minaccia esterna e siamo equipaggiati per resistere contro qualsiasi attacco e siamo pronti a lottare insieme per la libertà. Io penso che noi
dobbiamo oggi avere il desiderio di continuare non solo a lavorare al di fuori dei nostri confini nazionali, ma anche delle nostre città. Io penso a quartieri metropolitani nelle grandi città della nostra Europa che sono oggi diventati incubatori di odio. Di fronte alla tragedia del 13 novembre dobbiamo interrogarci sulle cause, sulle motivazioni profonde che hanno trasformato giovani europei in macellai, senza pietà, né per gli altri né per se stessi. Io sono stato colpito dall'immagine di quella giovane donna che è morta durante l'intervento della polizia a Saint-Denis. Guardando il suo profilo Facebook si vedono personalità diverse. Quando era piccola, un cowboy, una terrorista che porta il velo. Quindi due persone, due personalità contemporaneamente, come se ci fosse stato un momento preciso, un momento in cui questa giovane donna non ha cercato più risposte nell'ambito della convivenza civile e ha pensato di trovarlo nel fanatismo. Eviterò qualsiasi malinteso. In quanto responsabile politico, io rivendico il diritto per lo Stato di difendere i propri cittadini a qualsiasi costo, utilizzando qualsiasi mezzo, senza cedere alla tentazione di un'apologia sociologica a basso costo. Tuttavia, in quanto cittadino, io stesso devo interrogarmi sulle cause per le quali alcune persone nate in periferia, nate nelle bidonville, che hanno studiato nelle nostre scuole, che hanno giocato nelle nostre strade, hanno potuto trasformarsi in automi armati. Perché? Perché tutto ciò? Dopo la carneficina dobbiamo andare alla radice stessa di questo male, di questo dolore, dobbiamo analizzare le cause per poter far fronte al nostro futuro di umanesimo e solidarietà. Dobbiamo trovare la possibilità di rispondere esattamente qui. E rispetto agli studenti del passato e quelli attuali, il male di cui non ci si rende conto sono i mali più pericolosi. Un grande europeo che ha fatto i suoi studi qui alla Sorbona e che oggi è una fonte di ispirazione per intere generazioni. L'uomo europeo si è nutrito di future, la mancanza di prospettive è una fame dello spirito, è una malattia e come ogni malattia deve essere curata prima che si possa diffondere nella società. Ai potenziali terroristi bisogna dare ciò che gli assassini hanno rubato alle proprie vittime il 13 novembre, un futuro in cui vivere insieme, francesi, italiani, europei. L'Italia e la Francia sono grandi paesi che tutti conoscono e amano come fattori di cultura e portatori di speranze. Dobbiamo oggi più che mai essere all'altezza della nostra storia. Lo faremo anche grazie a voi. La Sorbona rappresenta la reale grandezza di ciò che è l'Europa. Farne valori di educazione e ideali. Sono felice di aver potuto esprimere qui la parola del governo e del popolo italiano, in memoria di Valeria, di Guglielmo e di tutti gli studenti e gli insegnanti uccisi dal terrorismo, vi propongo di assumere qui tutti insieme un impegno solenne. Noi non rinunceremo mai ai nostri ideali, non rinunceremo mai alla nostra identità, noi non rinunceremo mai a vivere liberi, a vivere. La Sorbona ci insegna che la cultura è più forte dell'ignoranza e soprattutto la nostra cultura ci insegna che la bellezza è più forte, sempre più forte della barbarie. Viva la Francia, viva l'Italia.